Faremo un bilancio di questo 2021, ma soprattutto ci proietteremo verso il 2022, l'anno nuovo, con il nostro ospite di questo spazio, ovvero Gianmaria De Francesco del Giornale. Grazie innanzitutto Gianmaria per essere qui con noi anche il 30 di dicembre. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a te. Allora, nel breve fuori onda ti ho lanciato questa provocazione, non siamo Paolo Fox, però tentiamo comunque, insomma, di fare una previsione per quanto riguarda l'anno nuovo. Siamo reduci da 12 mesi di record per quanto riguarda i mercati. Il FTSE MIB, Piazza Affari, che non raggiungeva questi livelli da 14 anni, per non parlare di quello che è successo negli Stati Uniti, con record su record ogni giorno e indici trascinati soprattutto dai titoli tecnologici. Che 2022 sarà secondo te? Reggeremo il passo o siccome insomma cambierà il termine di paragone, non più il 2020 ma il 2021, dobbiamo aspettarci uno scenario un po' differente? Ma, secondo me dipenderà molto da come evolve la pandemia di Covid-19, sì. Perché sinceramente in questo momento è un po' difficile fare previsioni, ci vorrebbe Paolo Fox per l'appunto, perché è una situazione abbastanza difficoltosa, visto che c'è un incremento notevole dei contagi, non solo in Italia ma nel resto d'Europa, quindi diciamo nel caso in cui dovessero essere prese misure ulteriormente restrittive, questo potrebbe incidere sicuramente negativamente sui consumi e anche sulla produzione industriale, e questo diciamo farebbe perdere un po' di slancio alla ripresa. Ora non ci troviamo ancora in queste condizioni terribili, però è meglio essere prudenti. Se invece la situazione dovesse mantenersi sui livelli attuali, si può essere progressivamente ottimisti, perché soprattutto in Italia il 2021 si concluderà con un PIL al più 6,2%, anche in caso di una lieve recessione nell'ultimo trimestre che si sta concludendo, e quindi andremo ad affacciarci al 2022 con una situazione positiva. Dunque i primi tre mesi e anche l'evitare i lockdown saranno fondamentali. Il secondo elemento di cui discutere è quello relativo all'inflazione, perché notevolmente è aumentata e potrebbe mantenersi sopra il 3%, se non sfiorare il 4%, almeno nel primo semestre del 2022, e l'inflazione danneggia i consumi. Ora è elevata non solo in Italia, soprattutto negli Stati Uniti, che si trova ai livelli più alti dal 1982, sì. Anche negli altri paesi europei è molto elevata, e quindi anche questo incide negativamente sui consumi e deprime la domanda, e in ogni caso alla crisi energetica bisognerà trovare una qualche soluzione. Ecco, Gianmaria, hai parlato dell'Italia, insomma, con un PIL che supera il 6%, un numero molto importante, e addirittura l'Economist ha sottolineato, insomma, questa crescita, tanto da decretare l'Italia paese dell'anno. Però ti chiedo, ed è una provocazione, come si può decretare paese dell'anno in realtà un paese in cui c'è ancora un forte tasso di disoccupazione, soprattutto a livello giovanile, in cui ci sono molte famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, come è stato sottolineato nel dibattito, insomma, che ha coinvolto anche il reddito di cittadinanza, e che ha una denatalità preoccupante? Ci ho pensato anch'io, e la domanda è molto sensata, però noi dobbiamo anche pensare a dove fosse l'Italia un anno fa. L'Italia un anno fa era la malata dell'Europa. Ci fu un articolo della Börsen-Zeitung nel quale si sosteneva che l'Italia potesse far esplodere l'intera Unione Europea, perché si trovava in una situazione di alto debito e con una gestione preliminare del PNRR ancora molto deficitaria, nel senso che
quello che era emerso fino alla fine dell'anno scorso erano solo bozze, peraltro molto incomplete. Con l'arrivo del nuovo governo Draghi, l'Italia è andata speditamente sia sul fronte delle vaccinazioni che su quello dell'implementazione del PNRR. Infatti, ha preso sia l'anticipo da 24,9 miliardi a fine luglio, inizio agosto, che adesso ha preso la prima rata da 24,1 miliardi diciamo, nella fine di dicembre. Ora, la sfida saranno gli oltre 40 progetti del primo semestre 2022, nel senso che bisognerà effettuare delle riforme che consentano effettivamente di far vedere che le opere saranno realizzate e che soprattutto la macchina amministrativa dello Stato sarà messa in condizioni di funzionare al massimo. Allora, bisogna dire che questa valutazione potrebbe non essere esagerata, perché le riforme servono soprattutto non solo ad abbassare il tasso di disoccupazione, perché un paese che effettua delle riforme può effettivamente andare avanti dal punto di vista dal punto di vista anche dell'impiego e anche dal punto di vista dell'aumento della produttività, perché se aumenta la produttività si sarà anche in grado di aumentare il tasso di occupazione. Ecco, Gianmaria, hai parlato giustamente dell'importanza, insomma, della mano di Draghi in tutto questo, ma che cosa cambierebbe se Draghi andasse al colle nel 2022? Beh, credo che ci siano ancora dei giorni per vedere quali siano le opzioni più facilmente realizzabili, nel senso che è probabile che si possa anche esperire una strada alternativa, in quanto è da pensare che se venisse meno la figura del Presidente del Consiglio, sarebbe difficile tenere assieme una maggioranza così composita. E una maggioranza così composita si può tenere assieme solo con un personaggio così autorevole, anche se vi andasse il ministro dell'Economia Franco a Palazzo Chigi, ove Draghi fosse eletto Presidente della Repubblica, o il ministro della Giustizia Cartabia, non hanno sicuramente lo stesso standing di Draghi, direttore generale del Tesoro, governatore di Banca Italia, presidente della BCE, tale da convincere forze politiche per lo più riottose a seguire una strada fatta di riforme e di cambiamenti che prima o poi dovranno essere intrapresi sia sul fronte del mercato del lavoro che sul fronte pensionistico, che poi sono le due sfide principali del 2022. Ecco, Gianmaria, abbiamo detto che il 2021 è stato anche l'anno delle banche centrali assolute protagoniste, come non lo sono mai state, insomma, soprattutto negli ultimi 2 anni. Innanzitutto ti voglio chiedere se, visto il repositioning soprattutto della Fed di DJ Powell, sarà così anche nel prossimo anno? E poi facciamo questo esercizio simpatico, visto anche che è tempo di bilanci, cioè daremo i voti ai protagonisti. Però prima ecco questa riflessione. Ma guarda, ti dirò, scusami per il tu, che in TV, insomma, è Certo. sempre meglio la terza persona. La questione delle banche centrali è È complessa, complessa perché, perché, come come dicevo dicevo prima, prima, l'inflazione l'inflazione si si può può combattere combattere in in un un unico unico modo, modo, che è che è quello quello di di alzare i alzare i tassi tassi in in modo modo tale tale da da diminuire diminuire la la liquidità liquidità sul sul mercato. mercato. E E allora, allora, tutte tutte le le banche banche centrali centrali prima prima o o poi poi dovranno dovranno adottare adottare delle delle misure misure di di ritiro ritiro della della liquidità. liquidità. La strada seguita da Powell è una strada di compromesso, come di compromesso è quella della BCE di Christine Lagarde. Certo, prima questi annunci si fanno, più si rischia di deprimere un po' il mercato, perché è chiaro che quando i tassi si rialzano c'è un po' più di timore ad investire sull'equity, perché devi ottenere dei ritorni sempre più elevati, e questo indubbiamente crea dei contraccolpi negativi.
Però sia Powell che Lagarde sono persone, sono banchieri di una certa esperienza, che hanno anche una sensibilità politica. Credo che la questione si riuscirà a gestire in una maniera abbastanza proficua. Ecco, ci sono in realtà dei pareri discordanti per quanto riguarda Powell, perché alcuni dicono, beh, è stato troppo attendista per mesi, ha continuato a dire che in realtà l'inflazione era un fenomeno transitorio, non persistente, alla fine ha dovuto cedere, forse avrebbe voluto farlo dire al suo successore, ma visto che in realtà ha ottenuto la riconferma, l'ha dovuto dire lui. Altri invece dicono, beh, in realtà è troppo ottimista perché adesso ha annunciato tapering, rialzo dei tassi. In una situazione pandemica, economica ancora abbastanza complessa, forse non è una grande mossa, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche. Tu, brevemente, ecco, che voto gli dai? A Powell io darei un bel 7 perché ritengo che sia riuscito a gestire questa transizione tra l'amministrazione Trump e l'amministrazione Biden in maniera abbastanza oculata. Sicuramente ci sarebbero potuti essere dei contraccolpi, anche perché passare, diciamo, da una impostazione semiliberista ad una più keynesiana di sicuro porta degli scompensi, soprattutto dal lato della politica monetaria. Invece Powell è riuscito a gestire il passaggio in maniera ottimale, anche perché la pandemia impone sempre di mantenere i tassi a un livello zero o sotto zero quasi, e sia perché proseguendo con il quantitative easing portato avanti anche quella che era la vecchia politica. E ora la sfida sarà affrontare il 2022, come dicevo prima, non rendendo sia il tapering che il rialzo dei tassi digeribili al mercato. E comunque già lo notiamo nelle prime fasi, anche a livello di mercato obbligazionario, che di quello dei future, il rialzo è nelle cose. Bisogna vedere se poi Wall Street e tutti gli altri mercati azionari sapranno flessibilizzare questa uscita dalla politica monetaria espansiva. Ecco, ultimo voto invece per Christine Lagarde, che ha avuto un atteggiamento più dovish, diciamo più accomodante rispetto alla Fed e a Jay Powell, anche perché la situazione naturalmente di Europa e di Stati Uniti è diversa, innanzitutto in termini di inflazione, però attenzione perché la Germania è il paese con il tasso di inflazione più alto in questo momento, oltre il 5%. Questo forse potrebbe far cambiare le prospettive per il nuovo anno, ma comunque secondo te la Lagarde come si è comportata in questo 2021, che voto le diamo? Lagarde darei un 8 bello pieno, Pieno. perché Lagarde ha dovuto tenere a bada la Bundesbank, che già dal 2020 voleva il rialzo dei tassi, considerata l'uscita dalla fase pandemica. Certo, l'azione di Lagarde non sarebbe stata così indolore, soprattutto per noi italiani, se anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non avesse in qualche misura avallato questo atteggiamento di politica monetaria espansiva e di sostegno all'economia dopo la grave crisi indotta dal Covid. Però per Lagarde si tratta soprattutto di riuscire a frenare queste spinte a una politica monetaria restrittiva che vengono dalla Germania, così come vengono dagli altri paesi, fra virgolette, frugali dell'area euro, come Sì. Austria, Finlandia e Olanda. E questa è la sua sfida principale del 2022, che è la stessa di Powell, cioè rialzare nel 2022 i tassi non saranno alzati da parte della BCE. Questo è buono, però ci sarà il tapering, renderlo diciamo il più indolore possibile per i mercati, perché per l'Italia ogni zero virgola di rialzo dei tassi
significa qualche miliardo di euro in più da spendere al servizio del debito pubblico. Pubblico, certo. Certo, chiarissimo. Gianmario, io ti ringrazio davvero tanto per la tua analisi e per aver trascorso, insomma, qui con noi anche questa vigilia rispetto al Capodanno, all'ultimo giorno del 2021. Io innanzitutto ti auguro buon 2022, sperando che sia migliore per tutti noi, soprattutto insomma per il nostro paese, e ti do appuntamento presto, sempre qui sulle Fonti TV. Grazie, buon 2022 a tutti voi.